40 suggestive immagini che documentano gli spostamenti di animali nei corridoi naturali del Nord America tra l'Artide e il Messico. Sono gli scatti scelti per la mostra temporanea Liberi e Selvaggi, allestita al Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige dal fotografo tedesco ma statunitense d'adozione Florian Schulz. L'esposizione è proposta in quattro lingue: italiano, tedesco, ladino ed inglese. I contenuti sono accessibili attraverso 8 stazioni multimediali touchscreen. Negli scatti si possono vedere migliaia di caribù dirigersi verso le coste dell'Alaska, oche delle nevi in volo sopra il Nord America dirette verso la Groenlandia o il Canada. I visitatori della mostra, oltre alle informazioni relative all'America settentrionale, troveranno anche spunti sulla situazione dell'area alpina, con una particolare attenzione all'Alto Adige. Scopo della mostra, pensata dal fotografo Florian Schulz, sensibilizzare sull'importanza della conservazione o creazione di corridoi naturali tra habitat protetti o ricchi di specie. I corridoi naturali che collegano diversi habitat infatti sono un elemento fondamentale per la conservazione della biodiversità. Se infatti 130 anni fa l'idea era di preservare gli ambienti naturali creando aree protette, oggi ciò non basta più. Studi scientifici hanno dimostrato che in un ambiente nel frattempo fortemente mutato e antropizzato, simili aree, se isolate le une dalle altre da barriere come autostrade, ferrovie o città, portano addirittura all'impoverimento della varietà delle specie. Di qui la necessità e l'importanza di mantenere dei corridoi adatti alle esigenze degli animali che permettano loro di spostarsi o migrare senza pericoli. La mostra Liberi e Selvaggi rimarrà allestita al Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige fino al prossimo settembre.